Sono molto felice di essere qui oggi dove si celebra questa battaglia. Io nel mio piccolo, nel mio desiderio di seminare nel mio centimetro quadrato bene, mi piace l'idea di partecipare e mi piace l'idea di sentirmi una parte di una missione probabilmente, che è questa per l'ambiente, per la terra. Io ci aggiungerei anche il tema degli animali, che insieme a noi fanno parte di questo grande tema che è l'ambiente, perché l'ambiente è la nostra casa. Quando manchiamo di rispetto all'ambiente, manchiamo di rispetto agli animali, secondo me manchiamo di rispetto a noi stessi. C'è un libro del professor Settis che si chiama Riuscirà il mondo a salvare la bellezza, in cui lui ipotizza che siamo tutti soci di una specie di club, di una specie di circolo, che è il circolo per la vita, della vita. Noi, gli animali, la botanica, il verde, la natura, l'aria che respiriamo. E quando facciamo del male a un componente di questa associazione, automaticamente lo facciamo a tutti gli altri componenti di questa associazione, il male. Quindi bisogna stare attenti, perché il rispetto che noi dobbiamo agli animali e all'ambiente è il rispetto che noi dobbiamo a noi stessi. Sono felice di essere qui perché Papa Francesco, essendo io un laico, quindi la cosa potrebbe avere quasi più valore nel mio piccolo, per carità, nel mio umile, però Papa Francesco usa questo ruolo che ha, così ascoltato nel mondo, nel modo migliore. Si sarebbe gradito, avremmo gradito vederlo prima, sentirlo prima, sentire prima certi discorsi e certe parole. Quindi lode a Papa Francesco per come usa questo suo ruolo così importante. Mi piace anche ricordare che nella Chiesa, nonostante il fatto che ancora c'è molto da lavorare per Papa Francesco, perché troppi argomenti contraddittori la allontanano ancora dalla Casa di Cristo, da quella Chiesa che San Francesco si augurava, dal Cristo che ha cacciato i mercanti dal Tempio, insomma ancora c'è da fare molto, però mi piace anche ricordare che dentro le braccia della Chiesa ci sia ancora associazione, uomini, suoi uomini, che fanno pensare alla nobile funzione originaria della Chiesa ancora, e che fanno trovare lì ancora parole come altruismo, solidarietà. Penso al Cottolengo, penso al Centro Astalli, penso a tutti quei preti di periferia che nella periferia, nella loro parrocchia, fanno accadere qualcosa di importante per la vita di quella comunità, magari certe volte così difficile, mi fanno pensare che certe parole vivono lì e non tanto più nella società civile. Per cui io ringrazio quella parte di Chiesa che fa così, ringrazio, che agisce in quella maniera, ringrazio le parole di Papa Francesco che ci richiamano a questo dovere, secondo me, questa bellissima funzione che abbiamo tutti e che potremmo tutti quanti onorare col nostro operato, e insomma attenti, perché anche se io credo che abbiamo superato il limite e Parigi secondo me può solo sancire dei pericoli che ormai abbiamo fra di noi, il clima ce lo sta dicendo, mi raccomando di partecipare tutti e di sapere tutti che questo argomento dell'ambiente, che è il nostro, è un tema, questo argomento è un argomento che ci riguarda e che purtroppo si sta avviando lentamente, se non stiamo ancora attenti, verso un punto di non ritorno.